Amiche ed amici di Chiaretondo TV, ma soprattutto coloro che seguono questo direttore dirompente, quest'uomo che, diciamo così, per certi aspetti è anche qualcosa di meraviglioso, di intellettuale. Oddio, 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 su tutte le domeniche la solita storia. A tirare un moccolo. No, oh. Leggi i messaggi, su. Andiamo ai vostri messaggi. In primis troviamo Ferdinando che dice su i servizi assieme a Carlo Brandini: esilaranti, perché non fate teatro? Farei l'abbonamento. Bravi. Ioana, consigli per il centro. Leonardo, sindaco, subito. Potrebbe essere te, sindaco. Ti piacerebbe un altro vecchio a comandare. Mi piacerebbe fare il podestà, ecco, per avere dei poteri di vita e di morte. L'imperatore, voglio fare. Muoviti! Veronica, intervista col Peloni, grande Maurino. I consigli per il centro col Mauro Peloni. Quella di centrodestra, sinistra oppure della terra? Ma che ma chi te scrive a te? Sono una sega. Il tour della Robbia, Armando, a questo si può dire perché è stato un personaggio pubblico, te lo ricordi Rita Armando? Ma io mica so vecchia come te, dai. Ma non era mica sulle bighe di Benur, era assessore con Lucherini, una persona di una grande cultura, capito? E te lo conoscevi, strano. Sì, però lui non mi ha mai parlato. Ah, ecco. No, siamo amici. Anzi, un saluto ad Armando. Dice: avevano piena ragione i tassisti, ed era anche una bella iniziativa quella, cioè di portare in giro a prezzi speciali i turisti con il taxi. Domenico Leonardo su Facebook: grazie di avermi concesso la tua amicizia, mi piace la foto del tuo profilo. Quando si registra si spenge il cellulare. È vero, ma è tante volte una fica chiama Leo e Orlando. Ecco Orlando, aspetta. Orly, sei in diretta su Chiaretondo TV. Ah, ho capito. Vuoi salutare? Saluto tutti. No, te vuoi sapere di ieri sera, dal gnaccarino. Allora, scusate, gli spiego un attimo. Si è mangiato le tagliatelle fatte dalla Rossana, meravigliose. Il pollo fatto con le patate al forno, fantastico. Quello che piace a me. Insalatina. Crostatina fatta dall'Elisa e cantuccini fatti dall'Elisa. Che spettacolo. Capito? Caffè, spinello. Senza che rimanga tra noi sera io, Paolo Bertini, Mauro Peloni e Lucianino Imbriani. Ho capito. Senti, domani sera allora. Domani sera si torna dal Gnaccarino perché c'è il ballo. Domani sera c'è il ballo col fisarmonicista. Perfetto. Senti, ma col menù come si comporterà la signora Rossana? Ah, c'è sempre, credo, raviolita. Ascolta, ma piuttosto te vieni con la donna? Sì. Vuoi dire pubblicamente che chi è la tua fidanzata? No, assolutamente. Non ti vuoi sbilanciare? No. Allora, questo signore che ha il telefono, vi ricordate quel bellissimo negozio di Arezzo che era il Lord? Ecco, era il suo. Ancora pensa alla fica, 60 anni spesi dietro la fica. Va bene. Allora prenoto? Va bene. Oh, poi domandagli se c'è un'amica, no? Sì, vai, poi qualcuno la troverai, che è. Qualcuno la troverò. Va bene, ci si vede da Gnaccarino. Ciao. Vai. Ciao. Scusate, ma finito di fare l'affari tua. Grazie di avermi concesso la tua amicizia, mi piace la foto del tuo profilo che rassomigli più a un bandolero stanco che a un cacciatore. Una sega, Domenico. Raspeno Moranti, altro grande artista. E vai Leo, ne hai fatta di strada, anch'io me la cavo con i Delicatessen Duo, siamo stati anche a New York per 5 serate al Bridge Cutter, ora c'ho il duo Schiappa.
È un grande artista questo, Franceschi. Giovanni mi dice: dai Leonardo, hai una fantasia inesauribile. Con Riccardino invece Massimiliano dice: che coppia. Gabriele, no, questo è il cognome, Riccardino, grande Leonardo, sei il numero uno. Invece che io lupo, suona meglio io pupo. È fantastica, era una battuta che ho fatto dentro l'intervista. Roberta ha un messaggio per Fanfani e dice: caro sindaco, siamo al 15 maggio, ovviamente il giorno in cui scriveva lei, e dei lavori a Policiano promesso che iniziavano, manco l'ombra. Ora Roberta, io ti voglio dire, prima di chiudere con Botolo incazzato, che sai quando le mantiene il sindaco le promesse, te lo dico per esperienza, quando il cazzo mette l'unghie, se dice. È domenica. No, per farlo capire. Basta parolacce. E Botolo incazzato alla fine, ma ho tolto anche gli occhiali così per niente. Vota Grillo, anzi vota il Grillo e piscini addosso a tutti. Che triste. È vero, ha sboccato questo Botolo ringhioso, sono a sega. Buona domenica.